Il Presidente ha fatto una scelta comprensibile, privilegiando il governo della Toscana fino alla fine della legislatura. Il resto si vedrà quando è il momento. Parole di Nicola Danti, portavoce della segreteria regionale. Le reazioni del PD il giorno dopo il grande rifiuto di Rossi ad essere capolista per le europee sono composte e comprensive. Ma non c'è dubbio che quel resto, da vedere al momento opportuno, ovvero la scalata dei renziani alla conquista della presidenza della regione, sarà ora un po' più difficile e si dovrà confrontare con le primarie. Rossi ha dichiarato di aver scelto per coerenza con se stesso e per le numerose richieste della gente, pur apprezzando sinceramente l'offerta del segretario Dario Parrini, ma di fatto rimane a difesa dell'ultimo baluardo non renziano ai vertici del PD regionale, anche se ultimamente le sue posizioni nei confronti dell'ex rottamatore si sono molto ammorbidite. Sicuramente anche in vista delle europee, per le quali, orfane di Rossi, il PD deve trovare un altro candidato. Ma questo lo vediamo, ci sarà un partito che farà un po' di consultazioni, c'è un candidato uscente, un deputato uscente che è Leonardo Domenici, ci sono altre candidature da fare, credo la Toscana aspettino su 14 posti in lista 4 posti, ci saranno evidentemente due uomini e due donne. Anche Nicola Danti è tra i papabili. La risposta diplomatica a una nostra richiesta di conferma si traduce con "se me lo chiedono io ci sono". Queste cose dipendono non sono scelte personali, sono scelte che fa un gruppo dirigente, un partito. E mentre il PD decide, l'opposizione non manca di ricordare che la maggioranza è incrinata e che l'istituzione Rossi non dovrebbe essere pedina degli equilibri del suo partito. Io vorrei attendere le bocce ferme in questa vicenda. Ce l'aspettavamo, no, ci sorprende sempre innanzitutto questo percorso, per cui gli equilibri e le alchimie all'interno di un partito condizionano le istituzioni.